Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Dying Light. Perché ci ritroviamo qua? Perché ovviamente sto continuando la nostra avventura. Devo dire che sono aumentato tanto di livello, ho fatto delle missioni e accidentalmente ho consegnato una missione principale, ovvero quella di consegnare il campione diciamo dell'infetto fulmine, cioè dello zombie fulmine, che erano quegli zombie che praticamente scappavano non appena ci vedevano durante la notte. E praticamente l'ho consegnato al dottor Zere, che finalmente ha scoperto, forse, o almeno così ha detto, ha scoperto una cura. Aumentiamo il nostro livello di agilità. Abbiamo aumentato anche il nostro grado di sopravvivenza e ho sbloccato già il rampino. Perché il rampino mi è stato molto utile e soprattutto è fighissimo. Però l'ho scoperto nella fase avanzata del gioco, quando l'ho quasi completato. Invece questa volta l'ho sbloccato già subito e lo voglio adoperare il più in fretta possibile. Per quanto riguarda le missioni, come potete vedere, è successo che Rahim ha fatto esplodere il nido. Che voleva far esplodere appunto con gli esplosivi che abbiamo rubato da Raiss. E adesso praticamente ci ha praticamente chiamati per avere un supporto, per avere un aiuto, perché a quanto pare è braccato e inseguito da tantissimi zombie. Come potete vedere, abbiamo portato il campione al dottor Zere. Quindi hai trovato uno di quei viscidi bastardi. Non è stato facile, sembra che non si stanchino mai. Ed effettivamente è vero, perché l'ho inseguito per un bel po' di tempo, fino a quando poi ho utilizzato direttamente la carabina e l'ho ammazzato. Perché dovete sapere appunto che abbiamo ottenuto finalmente la carabina, quindi abbiamo un fucile mitragliatore pieno di munizioni, la pistola che già l'avevamo presa e l'arco. Quindi adesso potremo utilizzare anche l'arco con le frecce, che è silenziosissimo e praticamente non permette agli zombie di farci scoprire la nostra posizione. Infatti, come potete vedere, già ho in mano l'arco. Poi possiedo anche diciamo un'arma bianca da combattimento per evitare il peggio. La pistola, che come potete vedere è piena di colpi perché sono riusciti addirittura a comprarli. E poi un'altra lama che mi serve, sempre nel caso non mi voglia fare sentire dagli zombie. Anche se nettamente preferisco stare nettamente stare con l'arco. Allora, per quanto riguarda il rampino, invece, è un oggetto che va utilizzato in questa maniera, vedete? Praticamente vi trasforma in Superman. E potete utilizzarlo fino a 2 volte consecutive. Allora, qua non ci so perché ci sono gli uomini di Raiss, sinceramente. Che stai facendo, cretino? Io ti ammazzo ormai. Madonna mia, ma non muoiono. Ah, ok, è morto. Vedete, se li beccate in testa praticamente li one shottate e al tempo stesso non vi fate beccare dagli zombie. Il rampino invece è molto figo da utilizzare. Non appena voi troverete una zona dove potrete appendervi, come potete vedere, il rampino vi permetterà di lanciarvi automaticamente su di essa. Potete lanciarlo sia in direzione orizzontale, in direzione anche verticale. Quindi faciliterà di gran lunga gli spostamenti, soprattutto vedete per quanto riguarda gli spostamenti in questa direzione. Ecco qua invece mi sono spaccato perché pensavo di farcela col rampino, invece a quanto pare non ce l'ho fatta. A questo punto direi che qua possiamo arrampicarci. Qua possiamo trasportarci. Come potete vedere, avete visto? Adesso diciamo che gli spostamenti sono molto più rapidi, quindi saremo molto più veloci per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della mappa. Infatti il rampino è utilissimo, utilizzato soprattutto così. Allora, qua quando ci sono dei rifornimenti aerei, e io sinceramente li voglio prendere perché danno parecchia esperienza, senza considerare il fatto che praticamente il rampino dà punti agilità, quindi direi che è a dir poco eccezionale.
per quanto riguarda l'accumulo di punti agilità, e devo dire che è anche molto più divertente rispetto al normale. Allora, qui nel frattempo siamo arrivati nella zona interessata, anche se forse dovevo andare qua. Ah, devo esaminare, sì. Rahim, dove diavolo sei? Brecken sono io. Ho trovato solo cadaveri sul cavalcavia. Non c'è traccia di Rahim. Merda, dai idea di dove potrebbe essere andato. Gli ho detto di nascondersi nel deposito treni. Trovalo, intesi? Se quel piccolo bastardo è morto. Allora, andiamo nel deposito treni, che è da questo lato. Vedete che è bello da utilizzare il rampino, perché vi permette anche di fare questi salti in orizzontale senza nessun pericolo di morte. Allora, là c'è un bomber, quindi io direi di mancarlo benissimo. Pow! Ecco, qua invece ci scaraventiamo da questo lato. Nel frattempo c'è anche uno che vomita, che è là sotto. Tu invece muori perché mi fai schifo. Ecco, a te ti uccido. Qua scendiamo, non c'è più nessuno. Ottimo. E qua entriamo nel deposito treni. C'erano solo cadaveri sul cavalcavia. Forse Rahim è riuscito a scappare. Gli avevo detto. Gli avevo detto di nascondersi nel vagone, nel deposito dei treni. Allora, cerchiamo Rahim. Ok, Portatemi sotto, brutti bastardi. Vi porterò tutti nella tomba insieme a me, verrete. allora, facciamo piazza pulita. Ecco, quello è caduto e mi ha schivato cadendo. Spettacolare. Cerchiamo di prenderli tutti in testa subito. Anche perché giustamente questi sono tutti. A parte la mira di merda che ha il nostro amico, non so perché, sinceramente. Cioè, va, non l'ha colpito. Benissimo. Allora, scamminiamo i cadaveri. Prendiamoci anche le frecce, ovviamente, perché potrebbero sempre servirci. Vedete, alcuni li ho one shottati perché la testa me l'ha data valida come headshot, mentre invece ad alcuni praticamente mi ha fatto i capricci e quindi non mi ha permesso di prendere la freccia. Ma nel frattempo recuperiamole tutte, anche qua, e parliamo con il nostro amichetto. Che schifo, mamma mia. L'ho one shottato? Sì, l'ho one shottato. Madonna, quanto fai vomitare. Va bene, recuperiamo anche la freccia, visto che tanto la posso recuperare. E parliamo con Rahim. Rina, non pensavo di farcela. Così ho innescato le bombe. Salteranno tra meno di 5 minuti. Merda, stai sanguinando. Mi sono tagliato. Non è niente. Cazzo, piazza quelle bombe. Non muoverti, hai capito? Io torno subito. Quindi al terminal c'è l'ingresso per le fogne, vicino al muro ovest. Usa quel tunnel, ti porterà dritto al nido. Esatto, il tunnel da utilizzare è esattamente questo. Andiamo a piazzare questa bomba nel nido dei notturni. Magari sbrigati, dato che diciamo il tempo scorre. Sono tornato in superficie. Vedi quel canale enorme alla tua destra? Passa di lì. Quando arrivi nel palazzo, sali sulla rampa per il piano di sopra. Devi mettere la bomba su una delle grosse colonne di supporto. Qua utilizziamo ovviamente la pistola perché
è necessaria. Bene, la prima è a posto. Ok, fai attenzione. Cerca delle scale per salire al campo. Mi serve un'altra colonna come la prima. Io bene o male la strada me la ricordo adesso, perché qua ci sono morto parecchie volte anche. Ecco, qua c'è l'altra bomba. Ricordo ricevuto. Hai fatto. Bene. Ora porta il culo qui. Esatto, adesso possiamo semplicemente scappare. Quindi ritorniamo indietro. Dovrebbe essere giusta la strada, sì. Ok, siamo tranquillamente in tempo. La strada questa volta me la ricordavo. Oh merda. Il tuo piano ha funzionato. Rahim, ricevi. Merda. Ritorniamo indietro. E andiamo a salvare Rahim. Ovviamente qua non possiamo respirare perché siamo praticamente sott'acqua, e mi sembra anche logico. Rahim, sono io. È fatta. Rahim, avresti dovuto vederlo. È venuto giù tutto il palazzo. Oh, merda! No, Rahim, Rahim, sono io. Amico, sono io. Sono qui. Oddio. Rahim, fermo. Quella ferita fra un cazzo di morso. Oh, stupido ragazzino incoglionito. No, Jade. Ecco, chi lo dice era Jade? Crane, mi ricevi? Che sta succedendo? Brecken. Rahim. Rahim è morto. Cazzo. Torna qui e non dire niente a Jade. Questi sono i momenti particolari di un qualsiasi gioco. Rahim è morto. Non ci credo. Ora che faccio? Che cosa dirò a Jade? Devo tornare alla torre e pensare a cosa dirle. Beh, effettivamente. Adesso so cazzi. Allora, ritorniamo da Brecken e appunto spieghiamo quello che effettivamente è successo. Che bello utilizzare. Come me l'ero scordato quanto è bello utilizzare il rampino. A parte che è comodissimo, perché è troppo comodo. Io mi ricordo di averlo sbloccato solo, ecco, solo praticamente nella seconda parte del gioco, quella che tecnicamente dovremmo trovare. Almeno quella che dovremmo iniziare tra poco, non trovare. E tra l'altro non neanche subito all'inizio. Cioè, parte seconda inoltrata proprio. Quindi veramente. E levatevi dalle palle. Così, pam pam pum pam. Beh, se ci fate caso, un po' di Left 4 Dead ce l'ha, perché comunque ci sono le orde di zombie che praticamente sono
Sono così, no? Praticamente infiniti gli zombie, quelli stupidi. Mentre invece poi ci sono gli zombie, quelli intelligenti, quelli speciali, che ovviamente sono limitati. Allora, siamo arrivati. Quindi andiamo da... Nel frattempo consegniamo il pacco di soccorso. Qua non c'è niente di strano. Qua ci sono altri incarichi. Procurati del caffè. E qua c'è raccogli gli accendini. Ah, qua parla della morte, no? Quindi aspetta un attimo. Nascondiglio, ecco, deposito rampino. Togliamolo così la notifica se ne va. Qui cosa possiamo vendere? Niente, vi direi che non vendiamo niente. Oh, possiamo comprare la doppietta però. E io la compro. Così finalmente abbiamo tutti i fucili. Qua possiamo vendere questo che tanto non mi interessa. Qua assassino e titano possiamo tranquillamente venderlo e basta. Così finalmente abbiamo anche il fucile. Detto ciò, direi che voglio vedere un secondo missioni. Accendino, caffè. Cerca del caffè per Toygar nel bar dei negozi. Toygar dov'è? Ah vabbè, io praticamente caffè me ne servono 20 unità. Accetta la taglia, quale taglia? Conosce? Ah no, non mi interessa. Va bene, allora aspettate, praticamente, va bene, facciamo questa, quelle poi le farò per conto mio. Brecken, com'è morto? Ho dovuto ucciderlo. Era troppo tardi, si era trasformato. Non ho avuto scelta, lo giuro. Senti, era anche mio amico. Il migliore che avessi qui. Lo so. A volte mi faceva davvero incazzare. Ma gli volevo bene come un fratello. Un altro amico morto. Un altro fratello morto. Mi sono fidato. Gli avevo dato quegli esplosivi. Cristo, forse se non lo avessi lasciato là, sarebbe ancora vivo. Aia. Jade! Jade! Aspetta! Jade, maledizione! Dalle del tempo, deve metabolizzare. Vai subito là! Non devono portarlo via! Questi saranno gli uomini di Raiss. Va bene, facciamo anche questa piccola porzione. Utilizziamo... Sì, mettiamoci la carabina, che qua la carabina ci servirà sicuramente. Porco Giuda. Anche perché qua ci saranno, vedete, gli uomini di Raiss. Ok, ce l'abbiamo fatto. Abbiamo difeso il laboratorio, ma adesso dobbiamo controllare. Dentro non c'è nessuno. Hanno preso Zer e se ne sono andati. Merda. Ti posso sparare? Qua c'erano altri nostri amici. Vabbè, ma trovo il dottor Zer, ma se non c'è dov'è? Zer è stato rapito. Il suo camion è in fiamme. Merda! Vedi cosa succede a fare cazzate con Raiss? Non avreste dovuto colpire quella scuola. Abbiamo avvistato un grosso gruppo di banditi di ritorno alla base di Raiss. Devono aver portato lì, Zer. Vai là, trovalo e riportalo qui vivo. Capito? Qua che non ci possono venire?
Porca troia, sì che ci possono venire. Aia. Oh oh. Cos'era quello? Oh merda. Oh merda. Oh merda. Chi cazzo è? Devo assolutamente tornare alla torre. Madonna mia. Meno male che avevo il rampino. Olè, ce l'abbiamo fatta. A questo punto aspettiamo la mattina, ovviamente. E nella prossima puntata andremo a recuperare il dottor Zer. Quindi facciamo un bello scambio di materiale. Frecce elettriche addirittura. No, la freccia elettrica, voglio le frecce normali. Riprendiamo le munizioni per la carabina e per la pistola e il nastro adesivo. Ok, così. Se non sbaglio sono salito di livello? No, ancora no, mi manca pochissimo. Dobbiamo salvarlo, esatto, ma questo lo faremo nella prossima puntata. Quindi, grazie per essere stati con me e alla prossima.